non so, stavolta parlo sempre tanto, ho sempre le parole, però stavolta è veramente indescrivibile. È stata una battaglia lunghissima, dura, abbiamo fatto una grande rimonta, guardate quanto pubblico, guardate tutti i ragazzi che sono impegnati, stasera è stata una sofferenza, mi dispiace per loro perché si meritavano anche loro di vincere, però il calcio è così e sono stracontento, sono stato strafelice. Voglio fare un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi del Barreto, ai dirigenti, perché per me è stato un anno difficile a livello personale, mi sono stati vicino e mi hanno fatto continuare la voglia di giocare a calcio, che in un momento dell'anno è un po' passato. Quindi devo dire un grazie di cuore a tutti. Mi hanno fatto tornare un giocatore di calcio l'anno scorso, che prima forse non lo ero più. E un grazie di cuore davvero, perché un'emozione come stasera, qualche campionato l'avevo già vinto, però non è una cosa. Questo non abbiamo neanche vinto il campionato, però stasera è veramente un'emozione incredibile. Devo ringraziare tutti, la gente che ci ha sostenuto, sembrava ogni tanto sentivo i boati, è stata una cosa incredibile, veramente io devo dire solo grazie. Anche quando non ci credeva più nessuno, siamo impegnati tutti gli allenamenti, tutti i secondi, tutti fino alla morte. Questa sera è andata di lusso, è andata benissimo, grazie al mister che ci ha creduto anche lui. È veramente bello, cioè, è veramente un'emozione unica. Non so cosa dire, veramente. Niente, è lasciato senza parola anche il Manso, che è tutto dire. Niente. Il Devo ci ha raccontato tutto, un'emozione incredibile, penso una felicità grandiosa, secondo anno di Albareto. Di Valgotra, e quasi promozione, perché di solito funziona così. Adesso dovete pensare a domenica, però di solito è qualche anno che la seconda va su. Di solito è sempre salita, comunque adesso ci godiamo questa serata qua di felicità. Penso che il campionato sia finito nella maniera che doveva finire, con i rigori per decidere chi è la squadra più forte per arrivare al secondo posto. Siamo stati più fortunati forse nella lotteria dei rigori. Diciamo però che i rigori sono stati come il campionato, sempre sì, il vantaggio loro. E poi alla fine, Io do imputo questo alla gioventù, di solito sai che io dico che troppo giovani a volte non paga. Loro sono una bellissima squadra, sì, non c'è niente bene, da dire. Veramente di cappello, mi hanno impressionato anche a me, perché hanno fatto un grosso campionato, hanno giocato bene anche stasera. Però noi non ci abbiamo sempre creduto e penso che ci meritiamo questa gioia di questa serata. Ok, ti ringrazio tanto. Grazie, e poi ci rivediamo poi dopo gli spareggi. Allora mister, io credo la delusione sia molto grossa, perché un pochino ci sono passato più qualche volta nella mia vita. Sì, questa è la mia prima delusione, quindi. Sai che il calcio dà molta felicità e molte delusioni. Sono contento anche per la sportività del Valgotra. No, è stato molto col mister, abbracciati prima e dopo. È stato molto bello, anche i giocatori li ho filmati, li manderò, perché questo si deve vedere sui campi di calcio, e dire che comunque noi, penso anche il mister del Valgotra, insegniamo anche queste cose. Guarda, è stata una serata da incorniciare, credo che tutti dovremmo ricordarcela, perché sembra di essere, te lo dico io che ho giocato 30 anni fa, sembra di essere tornato 30 anni fa. Tribuna stracolma, tifo caldo ma educatissimo, in campo interpretato, in campo uguale, guarda veramente, fa rabbia sapere che poi magari la domenica ci sono due persone, qualche motivo ci sarà, però obiettivamente stasera è stata una serata che mi riconcilia sia per come ho visto le due squadre in campo, specialmente la tua, perché veramente ho visto non abbiamo espresso tantissime, sì, mi hanno detto che giocate anche bene, quei ragazzi qua pagano veramente l'inesperienza degli anni passati. Io ho provato a chiudere il libro degli spareggi passati che hanno perso, ci ho messo il mio, penso che si sia visto durante l'arco di tutta la stagione. Se posso ribadire, questa è una squadra che non ha mai perso in campo se non una partita di coppa, e penso che questo va sottolineato. Il rammarico è che comunque arrivare terzi così a fine stagione ti dispiace, perché sicuramente per il calcio espresso e quello che ho visto anche da parte di tutte le altre squadre, penso che noi insieme a Juventus Club abbiamo espresso veramente
Sì, però io, guarda, mi sono permesso, Juventus Club a Sprazzi, l'ho vista tre volte quest'anno, poi era la prima volta. Sì. Juventus Club l'ho vista tre volte, l'ho vista fare una bellissima partita, un'altra bellissima partita per cinque. C'ero quella partita. E poi però l'ho vista anche giocare malissimo con ad esempio la Varanese. Ci può stare. Però la vostra continuità, so che sai, tenere i ragazzi giovani sempre sotto pressione, cioè non è facile. E infatti guarda, il commento che ho fatto io stasera, 2-0 sui calci di rigore, ho detto questo i rigori hanno rispecchiato il campione. Non è risultato, non so se sei notato. No. Sapevo che comunque non era ancora chiusa, io ho anche dei miei ragazzi che erano lì, che ero. Aspettate, perché noi non siamo capaci di gestire vantaggi. Perché in pratica visto in campo si è visto. Guarda, io ho fatto lo stesso discorso prima con purtroppo la gioventù, lo sai com'è. Io ti devo fare i complimenti perché devo dire, mi hanno detto tutti che la squadra si è espressa in maniera incredibile per quasi tutto il campionato. Sì, abbiamo avuto un blackout nei quattro, ma neanche nei quattro paresi, abbiamo avuto dei blackout anche sì, alla ripresa del girone di ritorno. E poi qualche piccolo problema nell'organico, giocatori che magari hanno sempre giocato, hanno dato sicurezza, sono venuti a mancare per più di un mese e mezzo, ma la filosofia, io ho sempre detto che noi non siamo né Minari dipendenti né indipendenti di nessuno, perché secondo me puntare sul gruppo, e quando tu hai la possibilità di puntare sul gruppo e il gruppo si mette a disposizione, noi abbiamo iniziato in 26, ho avuto dei problemi solo con un giocatore, quindi ho detto ma secondo me 26-25 vuol dire che comunque mister, stiamo facendo bene. Tutti vogliono puntare sul gruppo, il problema è che a volte il gruppo non risponde. Non è facile trovarlo. No. È facile trovarlo. Io sono convinto che il gruppo lo fa il mister. Io ho avuto la fortuna di arrivare e di trovare un gruppo già solido, però avevano delle grosse carenze, oltre che magari io non sono né un guru né, però ho puntato molto sull'organizzazione, ma di base, come se avessi dovuto allenare dei gioco calcio, ecco, fondamentali. C'è un'eredità secondo me da parte di moltissimi giocatori, mi ci metto dentro anch'io, che non ti hanno mai insegnato niente a giocare, quindi tutto quello che hai imparato, quello che sono riuscito a mettere negli ultimi anni, perché magari sono appena un po' venuto fuori con la testa, ma niente di più. Poi tanta passione, tanta voglia di rivincita per un'etichetta che mi è stata data dal Colaiani giocatore, che era un attaccabrighe, che era una scommessa persa. Stasera mi sono tirato via delle grosse soddisfazioni. Chiedo scusa un po' sul finale se magari mi sono andato verso il presidente Varoli dicendogli se era contento, non mi vergogno a dirlo, perché ho esagerato, ho sbagliato, però mi prendo le mie responsabilità. Durante l'anno penso di essere sempre stato zitto. Ma questo per quale motivo? Perché io non trovo giusto lo spareggio. Ho letto il comunicato, poi siccome sono ignorante, secondo me è molto interpretativo. Poi però io ho avuto anch'io lunedì mattina. Ho parlato in chat, guarda, a me era già successo l'allenatore, proprio te lo dico. No, ma poi mi sono informato, però io stasera giustamente 20 anni fa non ce l'ho fatta. 20 anni fa io ero allenatore del Felegale, abbiamo fatto uno spareggio con Santa Maria per definire la seconda posizione. Sì. E a Parma so che è sempre stato più o meno così. Poi sai, se non l'hanno scritto, non lo so. No, non lo c'è so. Un'interpretazione molto strana, però adesso io non voglio attaccarmi a questo. Era giusto per chiedere scusa, perché da lui di sei contento adesso, perché ci sono degli episodi che a dietro che mi hanno dato molto fastidio stando zitto, però io penso che le persone come me che parlano da oggi possono dare fastidio. Io sono così nella vita, sono onesto, rispetto tutti, però se c'è qualcosa che non va io dico le cose nei denti e non faccio il giro da dietro per. E questo forse anche con i ragazzi, io ho sempre parlato prima in privato e poi davanti al gruppo. Quindi questo è quello che magari ha anche aiutato ad avere la loro stima, perché credo che mi stimino veramente tutti. Quindi. Beh, io ho sentito, io ho detto, la tua squadra, quest'anno è un altro spettacolo. Io guarda, ho avuto notizie di San Leo e di Astra e mi dicevano che erano le due squadre, rivelazione tra l'altro, e che hanno espresso. Leo, secondo me no, perché Ferrari è già. Però non era data. Loro giocavano. Sì, però non era data tra. Cioè non dovevamo fare il campionato. E voi ci siete andati vicino. Se perché guardiamo però la differenza di punti tra i due campionati. Beh, esagerazione, sì, vabbè. Ho capito. Io avrei anche preferito essere di là, però io ho detto anche ai ragazzi, giocarsi un girone del genere a loro li ha fatti sicuramente crescere, quindi che noi
Che ci fosse un ripescaggio o no, e l'anno prossimo rigiocare in terza, a loro sicuramente è servita questa annata, quindi va bene così. E comunque, insomma, voi di solito l'Astra, io ho giocato che avevo 12 anni. Io sono molto contento di questa cosa. Io ci ho giocato, però non abbiamo mai fatto vivere emozioni, non ho mai vissuto delle emozioni di questo genere. Stasera, cioè, io credo che un po' la storia anche di questa società, io sono molto contento. I filmati che passerò con l'entusiasmo del pubblico, che ho filmato magari più della partita, sono cose che secondo me rimarranno negli annali. Niente, mister, ti ringrazio tantissimo. Mister, no, perché non sono ancora abilitato, quindi. Beh, vabbè, adesso sei mister. Adesso si può fare pure cola, perché non sono ancora abilitato. Comunque quest'anno, ma non mi hanno preso. Quest'anno sei mister, poi quest'altr'anno vedremo, perché c'è la regola, no? Poi io devo anche rivedere adesso l'allenatore del Valgotto, perché andremo ad allenare la rappresentativa di terza categoria A, quindi all'evento che ci sarà il 2 giugno. Ah, infatti ci siamo già salutati e guarda che ci dobbiamo rivedere ancora. Per me è motivo di orgoglio, perché come primo anno essere chiamato anche, insomma, una rappresentativa, devo dire che fa piacere. No, molto. Non pensavo. Sono partito con delle idee, ma non pensavo di arrivare a tutto questo. Quindi. Niente, mister, ti ringrazio ancora e complimenti. Mi dispiace perché. Penso che dispiace a tutti, anche ai nostri tifosi. No, anche perché io ho visto davvero questa serata mi ha emozionato. Quindi, Ma è bello riuscire a far vedere anche in terza categoria, che è considerata io sento molto calcio amatoriale effettivamente, ma è bello riuscire anche comunque a far vedere un discreto spettacolo. No, credimi, io l'ho viste tutte le partite. Seconda, me ci sono delle squadre che farebbero un po' fatica. Vabbè, se eri a Fornovo, ti sconciliavi col calcio. Stasera mi sono riconciliato, grazie a voi. No, grazie a te. No, grazie a voi. Ciao.